La liturgia di oggi ci presenta la finale del Vangelo di Matteo, che al versetto 16 scrive: gli 11 discepoli non sono più 12, manca Giuda. Giuda ha scelto il denaro e il denaro lo ha distrutto, lo ha divorato. Non ha scelto la beatitudine della povertà, cioè della condivisione solidale con chi non ha, ma ha pensato soltanto al proprio interesse, e chi pensa al proprio interesse si distrugge. Gli 11 discepoli, scrive l'Evangelista, intanto andarono in Galilea. In Galilea, per 3 volte nel Vangelo di Matteo, c'è l'invito di Gesù di andare in Galilea dopo la sua resurrezione. Gesù non può essere sperimentato a Gerusalemme, la città santa e assassina, ma per sperimentarlo bisogna andare in Galilea, e per 3 volte nel Vangelo di Matteo c'è questo invito, su il monte che Gesù aveva loro indicato. Se per 3 volte c'è l'invito ad andare in Galilea, mai appare in questi inviti l'invito di andare su il monte che Gesù ha indicato. Gesù non ha mai indicato nessun monte. E perché gli 11 vanno non su un monte? In Galilea è una zona montagnosa, ci sono tanti monti, ma vanno su il monte. Cosa vuol dire l'Evangelista? L'esperienza del Cristo risuscitato non è un privilegio concesso 2000 anni fa a un gruppo di persone, ma una possibilità per i credenti di tutti i tempi. E l'Evangelista ce ne indica come. Per sperimentare il Cristo risuscitato bisogna andare in Galilea su il monte. Questa espressione con l'articolo determinativo, il monte, è apparsa al capitolo 5 quando Gesù proclama le beatitudini su il monte. Allora l'Evangelista vuol dire che situarsi in Galilea su il monte significa situarsi nel cuore del messaggio di Gesù, le beatitudini. Le beatitudini invitano l'uomo a orientare la propria esistenza per il bene dell'altro. Chi orienta la propria vita per il bene degli altri sente dentro di sé una forza, un'energia tale di vita che gli fa sperimentare il Cristo risuscitato. Quindi questo è possibile per tutti. Continua l'Evangelista: quando lo videro, vedere nella lingua greca si scrive in diversi termini. Qui l'Evangelista non adopera il termine che indica la vista fisica, ma la vista interiore. Questo vedere non riguarda la vista, ma riguarda la fede. Ed è lo stesso che nelle beatitudini, nella beatitudine dei puri di cuore, Gesù aveva proclamato: beati puri di cuore perché questi vedranno Dio. Gesù non garantisce apparizioni o visioni, ma una profonda esperienza del Signore. Quindi lo videro, si prostrarono. Prostrare significa che riconoscono in Gesù qualcosa di diverso. Vedono in Gesù la pienezza della condizione divina. Però stranamente, scrive l'Evangelista, essi dubitarono. Ma di che cosa dubitano? Non che sia risuscitato, lo vedono. Non che in Gesù ci sia la condizione divina, si prostrano. Di che cosa dubitano? L'unica volta che c'è il verbo dubitare in questo Vangelo è al capitolo 14, quando Pietro pretese di camminare sulle acque, questo significava avere la condizione divina, ma incominciò ad affogare. E Gesù lo rimproverò: uomo di poca fede, perché dubiti? Allora, in questo brano, questa espressione, dubitare, dei discepoli, di che cosa dubitano? Anche loro pensano di avere la condizione divina, di arrivare alla condizione divina come Gesù, ma capiscono attraverso cosa è passato Gesù, l'ignominia della croce. Allora dubitano di se stessi, non sanno se saranno anch'essi capaci di affrontare la persecuzione, la sofferenza e il martirio per arrivare alla condizione divina. Ebbene, Gesù, nonostante questa loro esitazione, li manda, dice: andate e fate discepoli tutti i popoli. Il termine indica le nazioni pagane, quindi proprio quelle popolazioni che erano emarginate, quelle popolazioni che erano disprezzanti, proprio queste sono oggetto dell'amore di Dio. Ed ecco il comando di Gesù: battezzandoli. Non è un rito liturgico quello che Gesù chiede di fare. Il verbo battezzare significa immergere, inzuppare, impregnare. Battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Nel nome di qualcuno indica la realtà. Allora, compito della comunità dei credenti è di andare verso gli esclusi, verso gli emarginati, verso gli rifiutati dalla religione, e proprio a loro fare un'esperienza, di questo si tratta, della pienezza dell'amore del Padre, colui che dà la vita, del Figlio, colui nel quale questa vita si è pienamente realizzata, e nello Spirito, questa energia vitale. Insegnando è la prima volta che nel Vangelo di Matteo Gesù autorizza i discepoli a insegnare, ma non li autorizza a insegnare una dottrina, ma una pratica, infatti a praticare, osservare tutto ciò che io vi ho comandato. E l'unica volta che appare qualcosa che Gesù comanda in questo Vangelo è riferito alle beatitudini. Non una dottrina da proclamare,
ma una pratica da insegnare. Insegnate a praticare le beatitudini, insegnate a praticare la condivisione per amore, il servizio reso per amore. Se c'è questo, ecco la garanzia, ecco io sono con voi. Matteo aveva iniziato il suo Vangelo con l'espressione di Gesù, che Gesù è il Dio con noi, e termina con questa stessa espressione: io sono con voi tutti i giorni fino, mi dispiace vedere qui, nella nuova traduzione della CEI, ritornare il termine inesatto, fine del mondo. Non si tratta di fine del mondo, era meglio la vecchia traduzione dove si parlava di fine dell'epoca, fine del tempo. Infatti la Bibbia di Gerusalemme dice fino alla fine del tempo. Non si tratta di una scadenza, ma di una qualità di presenza. Non c'è nessuna fine del mondo. Gesù non mette paura. Gesù assicura che se ci sono queste condizioni di andare comunicando amore, lui è sempre presente nella sua comunità, e questo per sempre. Quindi non è una scadenza, ma una qualità della sua presenza.